Ricordandoci soltanto del modo in cui se n'è andato, rischiamo di dimenticarci il suo percorso storico, il suo percorso che ha avuto una coerenza negli anni, un'apertura verso la società, un'apertura verso un continuo progresso, un continuo cambiamento, una continua apertura. Negli anni 60 Moro veniva accusato quasi di essere troppo lento. Di essere troppo lento nel percorso di apertura verso il centro-sinistra, mentre negli anni 70, quando portato avanti il percorso dell'apertura al Partito Comunista, c'erano resistenze da una parte, c'erano resistenze dall'altra parte, e si temeva che si andasse troppo in fretta. Riprendo alcune considerazioni, ma credo che non ci si può troppo discostare dal vero dicendo che probabilmente con la fine di quel periodo, del compromesso storico, è iniziata la fine dell'Italia della Prima Repubblica. L'Italia della Seconda Repubblica e quella della cosiddetta Terza Repubblica più sguaiata, più di slogan, più urlata, con poca attenzione, molto poco rispetto di quelle che sono le istituzioni, che sono quello che ci tengono insieme come comunità e come paese, troverebbero, ripeto, troverebbero in Aldo Moro una persona che in questo paese non lo riconoscerebbe in questo momento. E volevo ringraziare Federico per aver pensato a questa serata e volevo soprattutto ringraziare Pierluigi Castagnetti, volevo voluto portare il suo contributo perché non credo che più di altre cose sia l'esempio di chi ha vissuto, di chi ha parlato e di chi ha visto quel momento storico possa dare quella trasmissione di valori e di storia che abbiamo bisogno. Quindi grazie ancora di essere qui presenti e lascio la parola a Federico. Buonasera a tutti e ringraziamento è anche mio per questo gruppo che ha aiutato a organizzare questa serata. E Pierluigi Castagnetti credo lo conosciamo più o meno tutti, è stato 5 volte deputato, è stato segretario del Partito Popolare Italiano, è stato un parlamentare della Democrazia Cristiana, della Margherita, del Partito Democratico, insomma è una storia vissuta dentro la nostra storia. E io posso raccontare anche un po' l'aneddoto su come è nata questa serata. Mi sono trovato poco più di un anno fa, era il 9 maggio del 2017, l'anniversario, il 39esimo anniversario dell'assassinio di Moro. E sono andato al Centro Ferrari a Modena, un Palazzo Europa, un centro culturale dove si fanno spesso incontri interessanti. E c'era questo pomeriggio intitolato Chi era Aldo Moro? Lo statista ucciso dalle Brigate Rosse spiegato ai giovani. E quella serata in cui c'era appunto Pierluigi Castagnetti a raccontare, a parlare di ciò che ha vissuto in prima persona e di ciò che ha ricostruito, di ciò che gli è stato raccontato. È stato un momento importantissimo perché ho vissuto una politica fatta in modo diverso. Chi pensa di conoscere la politica guardando i talk show, non capisce bene di cosa si sta parlando. Quella è una politica diversa. E così ho provato a contattarlo via Facebook, mi ha risposto, ha detto di sì, e quindi non so davvero come ringraziarlo per questa serata, per la fiducia, per l'ora e mezza di macchina da Reggio ad arrivare qui. Perché Aldo Moro? Aldo Moro è una figura centrale quest'anno, 40 anni dall'assassinio, di Aldo Moro. È una figura centrale per la storia italiana, credo, e mi piace ricordare in questo momento anche una figura legata alla politica di Zocca, Pasquale Fantini, che è stato sindaco di Zocca,
e che ha anticipato un po' il compromesso storico, perché è stato sindaco di Zocca per la Democrazia Cristiana, appoggiato dal Partito Comunista, qualche anno prima, dal 71 al 76, se non ricordo male, del compromesso storico, quello grande. Io sono figlio degli anni 90, quindi il Moro che conosco io, che è arrivato a me, è probabilmente diverso. L'ho ricostruito leggendo alcuni libri, guardando alcuni documentari. Credo che per capire la figura di Aldo Moro innanzitutto bisogna togliere da Aldo Moro due maschere. La prima maschera è quella foto diventata tragicamente famosa di Aldo Moro nel covo delle Brigate Rosse, con la copia della Repubblica in mano, scamiciato, con la barba di alcuni giorni. Perché i 55 giorni di Moro nel covo delle Brigate Rosse sono un fatto sicuramente centrale nella vita di Moro, ma c'è un altro Aldo Moro. Ci sono i 62 anni precedenti, i 32 anni precedenti passati in politica, e a volte il rischio è quello di appiattire la figura di Moro in quegli ultimi giorni così tragici. La seconda maschera è quella dell'inattualità di Moro. Io insegno, quest'anno in terza media ho avuto modo anche di parlare di queste cose, mi sono un po' divertito a far vedere ai ragazzi la foto di Aldo Moro in spiaggia, in giacca e cravatta, e confrontarla alla foto di Umberto Bossi in canottiera, per far capire come è cambiata l'immagine della politica. Un discorso, un comizio di Aldo Moro confrontato con un discorso, un comizio di Berlusconi, senza arrivare ai tempi ancora più recenti. Quindi a volte il rischio può essere quello di considerare Moro una figura lontana, inattuale, che non ha niente da dire al tempo presente. Forse è davvero uno dei politici più lontani dal presente. Però credo che abbia tanto da dire. In particolare quattro cose, quattro caratteristiche che credo sia necessario recuperare. Innanzitutto il dialogo. Aldo Moro, uomo del dialogo, che fa del dialogo la sua cifra politica principale. Non c'è democrazia senza dialogo ed è quasi l'obiettivo principale quello di mettere in maggioranza, nel dialogo appunto politico, prima il Partito Socialista, quando ancora sembrava una specie di bestemmia, poi il Partito Comunista. Non si parlava di inciucio, non si parlava di accordi sottobanco. Il dialogo, che è rappresentato anche da questa fotografia di Berlinguer e di Aldo Moro. Poi Aldo Moro è uomo di complessità. In un tempo in cui tutto appare superficiale, anche in politica, il tweet, il messaggino, la ruspa come metafora del sistemare tutto in fretta, Moro è uomo della complessità. È uomo che si rende conto che il tempo che vive è un tempo difficile, tempi nuovi avanzano e sono minacciosi, allora come oggi, ma lui non si arrende e continua a insistere sulla complessità. Poi Moro è uomo della competenza. Moro non era un improvvisato, era un professore di diritto. Mi ha colpito, ascoltando la testimonianza di Guerzoni, che era il suo addetto stampa, Guerzoni racconta che lui non voleva mai parlare di argomenti che non riguardassero necessariamente il suo agire politico. Ogni volta che magari gli chiedevano di parlare all'inaugurazione o in una fiera o in un evento, lui non voleva mai parlare di cose sulle quali non si fosse documentato, non fosse certo, e non voleva, diciamo, invadere il campo di qualcun altro. La competenza, la serietà di quello che si dice. Ultima caratteristica, Aldo Moro, uomo di fede. Aldo Moro era cresciuto nella Fuci, era entrato in politica anche grazie al vescovo di Bari, Mimmi. E Aldo Moro era amico di Montini, che dirà di lui nella cerimonia funebre, quest'uomo saggio, innocente, mite e amico. Un papa che dice amico. Aldo Moro era un uomo di fede, che andava a messa, che pregava, ma la fede non era non c'era la religione come strumento per prendere dei voti.
C'era la fede come sguardo di agire politico. E infatti la sua fede lo porterà a volte anche a scontrarsi pesantemente contro il Vaticano, contro le gerarchie della Chiesa, contro l'arcivescovo Sieri. Ci saranno degli scontri anche molto duri. Lui parlava dell'autonomia dei cattolici, della necessità di fare un salto qualitativo tra la vita di fede e la vita politica. Queste sono quattro cose, assieme alle tante altre che ci verranno dette, per le quali però voglio davvero ricordarlo in modo particolare, visto che ci sono anche tanti ragazzi giovani. E quindi a questo punto cederei il microfono a chi lo ha conosciuto, a chi poi ha coltivato la sua memoria, e che ci racconterà un po' la vicenda umana, politica, e non solo, di Aldo Moro, a partire dall'inizio del suo ingresso in politica, il ruolo di Aldo Moro nella Costituente, il ruolo di Aldo Moro come segretario della Democrazia Cristiana, come statista, come primo ministro e ministro degli esteri, infine il rapimento, e poi ciò che resta di Moro oggi, la sua eredità, perché è così importante stasera trovarci qui e parlare di lui. Cosa può dire quest'uomo apparentemente così inattuale alla realtà contemporanea? E quindi cedo la parola molto volentieri a Pierluigi Castagnetti e sentiamo, insomma, poi dopo se ci sarà modo di fare domande, se ci sono curiosità, chiaramente avremo modo di passare anche a questo. Grazie. Intanto lasciatemi dire che è una bella esperienza per me parlare di Moro in un contesto di questo genere. Ne ho fatte tante di conferenze su Moro e non mi era mai capitato di parlarne in un contesto così, insomma, all'aperto, e alla presenza di tanta gente, in particolare di tanti giovani, tanti ragazzi che evidentemente non sanno chi fosse, giustamente. E poi sono grato ai due covini per la presentazione, al segretario e a Federico, a cui sono particolarmente grato perché ha detto tutto ormai di Moro, e quindi mi rimane solo da raccontare qualche aneddoto, ma insomma sostanzialmente Moro è esattamente quello che lui ha detto. Ma mi è capitato di interrogarmi attorno all'interesse che quest'anno, insomma, nel 40° anniversario della sua morte, sta destando questa figura. Mai come in questo anniversario mi era capitato di parlarne tante volte, sono abbastanza richiesto, immagino che come me saranno richiesti tanti altri, soprattutto quelli che l'hanno conosciuto anche più di me, che per ragioni anagrafiche l'ho conosciuto, ma non posso dire di averlo frequentato per evidenti ragioni. E secondo me la curiosità attorno a questa figura nasce dal fatto che intanto non è conosciuta da tutti. Insomma, qua giù ci sono persone che lo hanno conosciuto come me, nel senso che hanno vissuto sia il 16 marzo che il 9 maggio di quel 1978, che sono state due date abbastanza tragiche per l'Italia, perché Moro appartiene all'Italia, Moro è una figura nazionale, è un padre della patria, fuori discussione. E anche per capire se c'è qualche cosa, insomma, no, che si possa recuperare da questa esperienza, da queste figure gigantesche, insomma, no, che possono esserci utili a trovare qualche bussola, qualche orientamento in questo momento di grande smarrimento, di confusione e soprattutto dell'interrogativo: ma come ne usciamo? Possiamo continuare ancora così, con gli slogan, con le urla, con i respingimenti, senza nessun disegno politico? Ecco, tra le quattro caratteristiche, alle quattro caratteristiche di cui ha parlato Federico, ne aggiungerei una quinta. Moro riteneva che la politica dovesse avere un disegno da realizzare. La politica senza disegno è una politica che finisce presto.
E Moro sicuramente ha avuto per tutta la vita un disegno. E la grandezza del personaggio consiste in questo. Era un grande architetto di futuro. Era dotato di una curiosità praticamente unica nello scenario politico italiano. Voi dovete sapere che io l'ho incontrato in una circostanza particolare, il 68, quest'anno si parla anche del 60° del 68, il 68 è stata questa sorta di rivoluzione. In Italia è stata anticipata a livello di riflessione da Moro al 67, nel senso che il 68 in Italia Moro lo ha cominciato a esaminare dal 67, perché era già successa la ribellione a Berkeley degli studenti delle università californiane e lui volle istituire, allora Presidente del Consiglio, volle istituire un gruppo di lavoro per capire la condizione dei giovani nel nostro paese e volle che in questa commissione ci fosse il rappresentante di tutti i movimenti giovanili dei partiti di allora. Io rappresentavo il Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, ma c'era Petruccioli per la PGC, c'erano altri per gli altri partiti, insomma, no? E istituì presso Palazzo Chigi, lui Presidente del Consiglio, un gruppo di lavoro per capire che cosa bolliva nella testa dei giovani, perché lui intuiva, fiutava che stava succedendo qualche cosa. E devo dirvi che quell'esperienza la ricordo con particolare interesse ancora oggi, perché lui introdusse la riunione di insediamento di quel gruppo di giovani e parlò quasi 3 ore. Moro era noto perché faceva dei discorsi lunghissimi. Nel congresso di Napoli del 1962 parlò 7 ore, ovviamente divise in 2 sessioni, metà al mattino e metà al pomeriggio, insomma, perché ci sono anche dei limiti fisici. Moro, anziché l'acqua minerale, aveva sempre un bicchiere di whisky al podio, perché si teneva su in questo modo, insomma. E bene, in quel discorso lui, almeno a me, aveva colpito, ero un ragazzino di poco più di 20 anni, e mi ha colpito perché sapeva tutto. Ci chiedeva, ma mentre ci chiedeva ci raccontava quello che pensava lui. E alla fine ci sconcertava, perché noi siamo rimasti a bocca aperta dalla riflessione che lui aveva fatto sulla condizione dei giovani. Tant'è che, finita la sua introduzione, gli abbiamo chiesto il permesso di rivederci un'altra volta, perché dovevamo riflettere sulle cose che ci aveva detto, nel senso che ci aveva spiazzato. Noi che eravamo giovani non avvertivamo quello che lui avvertiva. Soprattutto quando c'erano dei giovani lui era particolarmente interessato, ma non solo con i giovani. Forse l'ho ricordato anche a Modena, a me è capitato di andare qualche anno dopo a commemorarlo nella sua università a Bari, e ricordo di aver fatto questa conferenza e subito dopo, tra gli interventi, vi fu quello del rettore dell'università, il quale raccontava che Moro andava a Bari, era eletto a Bari, è di origine pugliese, ma abitava a Roma ormai come la gran parte dei politici nazionali, ma andava a Bari per incontrare la sua gente ogni 2 mesi. E ogni volta il segretario passava una settimana prima a raccogliere l'elenco di quelli che volevano parlargli. E una volta, disse il rettore, mi è capitato di essere in fila, perché eravamo tutti con il bigliettino come al supermercato, insomma, no? Ci si prenotava, e il segretario stava sulla porta, entrava chi era di turno a parlare con Moro, e il segretario sulla porta, che faceva così 5, non è che volesse dare 5, voleva dire 5 minuti, perché più di 5 minuti non riesce a vedere gli altri, dice: prima di me c'era un contadino. Ed è entrato questo contadino, passano i 5 minuti, passano i 10, i 15, i 20, mezz'ora, un'ora. Dopo un'ora sente la necessità di accompagnare fuori questo suo ospite per scusarsi con quelli che erano in attesa. E disse a quelli che erano in attesa: mi scuso, dovevo imparare molte cose.
Questo è per dirvi che aveva una curiosità, voleva conoscere nel profondo tutte le situazioni. Che cosa si fossero detti con quel contadino non lo so, ma lui sapeva imparare anche dalle persone meno dotte, ma avevano qualche cosa da dire e lui era curioso di sapere proprio. La cosa che colpiva Di Moro era questa sua curiosità. I politici debbono avere curiosità. Molti politici, anche dopo il 4 marzo, hanno dimostrato il loro stupore. Non ci eravamo accorti. Chi mi chiede che cosa farebbe oggi Moro se ci fosse, io non so rispondere. Ma dico, normalmente, se ci fosse stato, probabilmente non saremmo arrivati a questo punto, nel senso che si sarebbe accorto prima di che cosa bolliva nel ventre del paese, che cosa stesse maturando. E i politici non possono mai essere sorpresi dai risultati elettorali, perché se sono sorpresi vuol dire che non conoscevano il paese. E questa era la regola di tutti i politici, sia chiaro, ma c'era qualcuno in particolare che aveva questa curiosità straordinaria. La politica deve essere curiosa e deve essere sentire di la responsabilità di rappresentare un popolo, di rappresentarlo, perché altrimenti viene a mancare la ragione del suo essere ceto rappresentante, perché i politici hanno una delega dal popolo e le elezioni servono per eleggere i delegati a rappresentare. L'articolo 1 della Costituzione dice appunto che la sovranità appartiene al popolo e che viene esercitata secondo i limiti della legge, ma insomma, appartiene al popolo. Quindi il signore, sovrano, che è sinonimo di signore, la signoria della politica, la padronanza della politica, del potere della politica, appartiene al popolo. I politici devono sempre sapere che il titolare della sovranità è il popolo. Loro sono solo delegati a rappresentarlo, il popolo. Ma per rappresentarlo bisogna conoscerlo, bisogna avere un rapporto continuo, se no non lo rappresenti. Ecco cos'era la politica. Ma facciamo un po' di storia. Moro, dunque, premesso, al di là delle simpatie personali e delle storie politiche di ognuno di noi che siamo qui presenti, credo che siamo d'accordo, gli storici sono d'accordo nel ritenere Moro un gigante della vita della Repubblica. Non era un politico come gli altri, non lo ricorderemo in questo modo. Sono 40 anni che è morto, saranno usciti 100 libri e continuano anche in questa occasione, anche quest'anno ne è uscita una ventina di libri nuovi, cioè c'è gente che continua a studiare perché è una persona che si fa scoprire sempre per delle cose che non si sapevano di lui, non si conoscevano di lui. L'ultimo libro che ha avuto un certo successo è quello di Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, appunto, Un atomo di verità. E adesso sono annunciati altri libri, il lunedì sera devo andarne a parlare alla Regione Lombardia assieme a uno storico che ha fatto un altro libro importante l'anno scorso, Guido Formigoni. Forse la più bella biografia su Moro, ma è annunciato, lui Moro ha un nipote che ormai è attempato, insomma, no? Renato Moro, che è un professore di storia a Roma 3, che da anni sta lavorando sulla vita di Moro che non conosciamo, quella della sua gioventù. Moro nasce in una famiglia pluralista. La mamma era credente, il papà non era credente. E quindi Moro cresce in una famiglia in cui il dialogo era la regola, perché in quella famiglia c'era la diversità. E quindi quando Moro parla del pluralismo, parla di un'esperienza familiare. La Democrazia Cristiana non lo voleva candidare.
nel 1946 alle prime elezioni all'Assemblea Costituente. Non lo voleva candidare perché questo ragazzo scriveva su un giornale pluralista, un giornale locale, un giornaletto. Allora c'era questa abitudine a tante piccole riviste, insomma più o meno studentesche, che si chiamava La Rassegna, e in questo giornale scrivevano giovani di tutti i partiti e di tutte le formazioni culturali. Ma non lo voleva candidare perché il segretario della Democrazia Cristiana di Bari, un certo Lo Iacono, che era stato un vecchio popolare di Sturzo, lo aveva sentito fare un discorso contro Sturzo, nel senso che Moro diceva: ma Sturzo ha rappresentato un'altra fase storica, è inutile che noi ci colleghiamo. Sturzo, che ne sapeva del dopo fascismo, era ancora vivo, sia chiaro, ma insomma quel gruppo di giovani professorini cattolici che andarono poi all'Assemblea Costituente, nessuno era particolarmente amante di Sturzo, neanche Dossetti. Ricordo che in un libro intervista molto importante, in cui Dossetti venne intervistato dal professor Scopola e dal professor Elia, a un certo momento gli chiedono: ma lei, la sua formazione politica, dove l'ha coltivata? Su Sturzo? E Dossetti gli dice: no, io Sturzo non lo conoscevo. Ma l'avrà incontrato? Sì, l'ho incontrato quando è rientrato dall'esilio, è stato 22 anni in esilio, ma non l'ho mai studiato. Mi avevano regalato un libro su Sturzo con la foto di Sturzo in prima pagina. Ricordo ancora che una sera ho fatto i baffi alla fotografia di Sturzo, ma non ho mai sfogliato neanche una pagina di quel libro. Cioè era una generazione che voleva ripartire da capo, e non usavano delle espressioni volgari, la rottamazione, sia chiaro, però di fatto la realizzavano, nel senso che dicevano: quella è una fase storica che si è compiuta. Noi dobbiamo sapere che quando noi cerchiamo le risposte ai problemi attuali dai nostri padri, dobbiamo sapere che non possiamo trovare le risposte nei nostri padri, possiamo trovare delle risposte di merito, cioè nel senso che la politica, secondo l'insegnamento di questi grandi maestri, si doveva sviluppare in questo modo, con questa modalità, la curiosità, il disegno del futuro, il dialogo, il coinvolgimento. Moro cresce quindi sin da ragazzo con questo stato d'animo. Era un talento particolare. Stasera ho appena incontrato una ragazza bravissima di Zocca che ha fatto 100 centesimi alla maturità. Ecco, Moro, adesso si guardano tutti intorno, non immagino che l'abbiano individuata, insomma. Moro a 24 anni aveva già la libera docenza, a 24 anni. A 26 anni tiene un corso di filosofia del diritto e un altro per gli studenti di giurisprudenza, c'è Nicolò qua che è uno studente di giurisprudenza, e di diritto penale. Questo per dirvi che era già un genietto. E entra all'Assemblea Costituente che non aveva 30 anni. Pensiamo noi che siamo più maturi, insomma, no, 30 anni. 30 anni questi qua hanno scritto la Costituzione. Lui non aveva compiuto 30 anni. Entra all'Assemblea Costituente e rivela immediatamente un talento eccezionale. Moro, se voi andate a leggere gli atti dell'Assemblea Costituente, interviene praticamente su tutti gli articoli, perché aveva questa intelligenza giuridica, che è una cosa importante in quel momento. C'era da scrivere la Carta Costituzionale, quindi chi aveva una preparazione giuridica ha giocato necessariamente un ruolo importante. Se noi parliamo di alcuni costituenti, ricordiamo Calamandrei, che era un giurista di grande fama, Soggio, insomma, no, mille altri, insomma, no, Dossetti, ma erano tutti giuristi, insomma, sostanzialmente, non a caso, perché si scriveva la legge fondamentale della Repubblica. E la cosa bella, se
mi riferisco in particolare agli studenti che maneggiano internet e che possono, siccome sono tutti digitalizzati, gli atti dell'Assemblea Costituente, consiglio di andare a leggere il dibattito sull'articolo 1, che è una cosa sorprendente. Sapete com'è nato l'articolo 1? Ve lo racconto, siccome ha già detto tutto Federico, io adesso racconto qualche aneddoto. A un certo momento, dopo un paio di mesi che l'Assemblea Costituente era insediata, non riuscivano a scrivere i costituenti neanche una riga, perché non erano d'accordo neanche su una riga. E a un certo momento si creò un certo panico nell'Assemblea, perché insomma, qua, se non cominciamo a scrivere, siamo stati eletti per scrivere la Carta Costituzionale. E allora decidono di fare raccontare a uno dei due fronti, un rappresentante dei due fronti. Allora i due fronti erano quello socialcomunista e quello democristiano, laico, liberale, insomma, no? E dissero a Lelio Basso per l'area socialcomunista e a Giorgio La Pira per l'area cattolica: diteci che Stato avete in mente voi, perché dobbiamo pur partire. E dopo un'ora di relazione di Giorgio La Pira, ripeto, e di Lelio Basso, si determinò il panico nell'Assemblea, perché le posizioni, se era possibile, apparvero ancora più distanti, perché ognuno voleva raccontare l'originalità della propria visione di democrazia, di modello democratico. La disperazione. Qua come facciamo? C'è un articolo, c'è un intervento bellissimo di Dossettima Assemblea che evoca le battaglie della lotta partigiana e dice: ma è possibile che noi, che abbiamo combattuto insieme sulle montagne del nostro Appennino o sulle Prealpi, insomma, no? E qualcuno di noi ha sacrificato anche la vita, e adesso che ci tocca scrivere il modello di vita democratica che vogliamo darci, non riusciamo a metterci d'accordo. È una follia. E scendendo dopo questi due interventi di La Pira e di Lelio Basso, scendendo le gradinate dell'aula di Montecitorio, Dossetti si avvicina a Togliatti e gli dice: senta, onorevole Togliatti, allora si trattavano in lei i parlamentari, anche Moro e Berlinguer si trattavano in lei, perché c'era questo rispetto reciproco. Senta, onorevole Togliatti, lei è d'accordo che domattina ci troviamo in modo riservato? Dove? Guardi, se le va bene, in un bar che è in fondo a Via del Corso. La Via del Corso è la via che collega Piazza Venezia a Piazza del Popolo. C'è ancora questo bar, eh? Se voi andate verso Piazza del Popolo, sulla sinistra, di fronte alla chiesa di San Giacomo, siamo in via San Giacomo qua, c'è questo bar e si incontrano. E Dossetti dice a Togliatti: senta, io ho voluto incontrarla perché non siamo riusciti a trovare il bandolo, l'incipit con cui cominciare a scrivere la nostra Carta Costituzionale. Proviamo a ragionarne a quattro occhi per vedere se riusciamo a scrivere una riga e poi la portiamo in Assemblea. E Togliatti dice: sì, è molto interessante. I due si fiutavano, si nasavano, come diciamo noi, eh? Non si fidavano l'uno dell'altro. A Roma direbbero: dov'è la sola, dov'è che mi vuoi fregare, insomma, no? E Togliatti dice: sì, ma faccia una proposta a lei, che è giovane e quindi avrà delle cose da dire. E Dossetti che replica: no, ma sia lei a dire, perché è più esperto di me, più anziano di me, ha fatto più politica, io sono arrivato qua per caso, insomma, no? E a un certo momento, faccia lei, Dossetti rompe il ghiaccio, dice: io propongo di scrivere nell'articolo 1 la centralità del lavoro. E Togliatti dice: ma lei lo fa per compiacere le mie posizioni? E Dossetti gli replica: no, io lo faccio per compiacere le mie posizioni. È ovvio che se le faccio una proposta, perché lei la possa accettare.
perché se andiamo avanti di questo passo ognuno difende le proprie posizioni, non si trova mai un punto di approdo comune. Allora io le dico che sono d'accordo sulla centralità del lavoro, io so perché lei è d'accordo, la sua storia è evidente, la mia storia è diversa, però io le dico che sono d'accordo per questa ragione, perché io penso che l'individuo diventa persona quando acquista la dignità, e la dignità la si conquista se si ha il lavoro. Un giovane che non ha il lavoro non ha la dignità, mette su famiglia, ma se non può guardare negli occhi la propria moglie perché non ha il lavoro e non ha da mantenere la famiglia, allora il lavoro era prevalentemente maschile, si vergogna. E quindi io penso che occorra partire dal lavoro e poi arrivare, come vede, insomma, io ho un percorso diverso. Io le dico subito che ho in mente di scrivere una carta costituzionale dove al centro ci sia la persona, quindi di impronta personalista. Però partiamo dal lavoro. E guardi, se noi partiamo dal lavoro, capovolgiamo tutta la tradizione costituzionalista, che risale ai tempi della Grecia. Qua c'è un professore di lettere antiche, lettere classiche. Al tempo di Pericle si sapeva che i cittadini chi erano? Erano gli uomini liberi. E chi erano gli uomini liberi? Erano gli uomini che non lavoravano. E c'erano, non lavoravano perché c'erano altri uomini che lavoravano per loro, per renderli liberi. Quindi, nella tradizione costituzionalista greca, la cittadinanza era riservata agli uomini che non lavoravano. Noi capovolgiamo il concetto e diciamo che la cittadinanza è riservata a quelli che lavorano, perché il lavoro è un diritto ed è un dovere, perché ogni cittadino ha il dovere di concorrere a costruire il benessere della nazione, l'articolo 4. E Togliatti era lusingato da questa idea di capovolgere un principio e di introdurre un principio nuovo. Allora nelle costituzioni moderne non c'era questo principio e quindi è stato scritto per la prima volta da noi. Però è la diffidenza. Togliatti dice: beh, insomma, siccome ci sono i lavori che danno diritto di cittadinanza, cominciamo a scriverli, a elencarli, chi è che diventa cittadini, vabbè. E allora cominciamo a scrivere gli operai, allora i proletari, i salariati, i braccianti, gli insegnanti, e fanno l'elenco dei mestieri, che nella prima bozza, nella commissione dei 75 dell'Assemblea Costituente, sono tutti elencati, poi vennero cancellati ovviamente, perché non si poteva fare l'elenco in Costituzione. A un certo momento si fermano quando Dossetti nell'elenco fa sobbalzare Togliatti e dice: ma io aggiungerei anche il lavoro orante. Allora Togliatti dice: ma che cosa è questo lavoro che non ne ho mai sentito parlare? Se avete il problema di dare il diritto di voto ai preti, non abbiamo niente in contrario, anche loro sono dei lavoratori, possiamo avere delle riserve sul loro datore di lavoro, ma insomma che loro siano lavoratori, ecco, non ci piove. No, sono altre. Ma chi sono gli oranti? Gli oranti sono quelli che pregano. Va bene, insomma, abbiamo già detto i preti che va bene, saranno quelli lì che pregare sarà mica un mestiere. E a un certo momento Dossetti dice: no, io mi riferisco a un'altra che chi sono? Alle suore di clausura. Perché è evidente che Dossetti voleva verificare fino a che punto c'era la disponibilità di Togliatti a riconoscere anche a queste figure un po' strane. E allora Togliatti cerca di resistere, di controargomentare. Nel dibattito l'articolo 1 si ripete questa conversazione, perché poi dopo andarono direttamente in commissione e il dibattito sull'articolo 1 è tutto Dossetti, Togliatti, Togliatti, Dossetti. Poi a un certo momento si sente Moro che interviene in punta di diritto e riesce a dimostrare con una finezza di ragionamento che appunto anche quelli che pregano
concorrono a costruire il benessere di una nazione, ma sviluppato con argomenti giuridici, siccome stiamo parlando di Moro. Questo per dirvi la finezza del ragionamento di Moro, che poi si ripete quando si discute dell'articolo 2, perché vedete, insomma, noi, quando si dice la Costituzione più bella del mondo, noi abbiamo dei concetti nella nostra Costituzione che allora, nel 1946-47, non erano scritti in nessun'altra Costituzione. Nell'articolo 2, la prima bozza dell'articolo 2, vide i cattolici soccombere nella discussione nella sottocommissione, la prima sottocommissione dei 75. E il testo che uscì da quella sottocommissione recitava così: la Repubblica è fonte dei diritti fondamentali della persona umana, eccetera. Come era nella Costituzione francese. E a un certo momento Dossetti, che era un po' più smaliziato di Lapira, era Lapira che aveva scritto questo, che aveva fatto questa battaglia, a un certo momento capisce che per far passare i principi bisogna mettersi d'accordo con gli altri. E Dossetti di nuovo va da Togliatti e cerca di convincere Togliatti, ci va assieme a Moro, che la posizione di Lapira era più avanzata della loro posizione. Loro si erano accodati alla posizione dei liberali, che veniva, insomma, una posizione che veniva dallo Stato liberale prefascista, che appunto diceva che la Repubblica è fonte dei diritti fondamentali, eccetera. E c'è un intervento bellissimo di Lapira in aula, quando si è trattato di approvare il testo definitivo. Lapira dice: io non accetto che ci sia qualcuno, qualcosa, che è fonte dei miei diritti, perché se cambiano le condizioni, chi mi concede il diritto può revocarmelo. Io voglio che si stabilisca che io ho il diritto alla vita, al lavoro, alla salute, all'istruzione, perché sono un uomo, perché sono nato, perché esisto, non perché qualcuno me lo concede. Neanche la Repubblica, neanche la Costituzione, neanche il Parlamento democratico può concedermi quello che è preesiste. Prima delle leggi, prima delle istituzioni, vi sono le persone con i loro diritti. E fanno una battaglia per affermare questo principio, che è consistito nel cambiare un verbo. Dal verbo fondare si passa al verbo riconoscere. Nell'articolo 2 si dice: la Repubblica riconosce i diritti fondamentali, eccetera. E voi capite che questo principio era un principio che non esisteva nel dibattito costituzionale di nessun paese. E l'articolo 3 è un altro articolo su cui Moro fece degli interventi magistrali, in cui non ci si ferma a stabilire il principio dell'uguaglianza dei diritti fra tutte le persone, a prescindere dalle diversità di razza, di religione, di ceto, sono tutti uguali gli uomini, sono tutti uguali. Però non nascono tutti uguali. E allora nel secondo comma dell'articolo 3 si dice: ci possono essere degli ostacoli a rendere uguali i cittadini, e allora è compito della Repubblica rimuovere quegli ostacoli. Guardate che è importante, anche questo principio non c'era nel dibattito costituzionale, lo scrivono questi personaggi. Rimuovere gli ostacoli. Mi viene in mente, tra le fortune della mia vita, che sono legate alle fortune della mia generazione, che ha avuto tanti maestri, mi è quella di aver incontrato tre volte in vita mia, ho incontrato Don Milani. Io ho corretto un terzo delle bozze di lettera a una professoressa, perché andando a visitare Don Milani, la prima volta che sono andato a visitarlo, era letto in questa casa colonica
lui aveva un letto in mezzo a quella che a Reggio si chiama la Porta Morta, non so come si chiami a Modena, cioè quel porticato che collega la stalla all'abitazione, insomma, no? Porte. Porte. Ecco, allora lui era lì e appena mi sono affacciato mi ha detto: tu fai l'università? Sì, che università, che facoltà? Allora vai subito a fare il doposcuola ai ragazzi di terza elementare. Io sono andato là, ho fatto il doposcuola tutto fino a sera, poi dopo non ho potuto più dirgli niente. Ricordo che quando abbiamo celebrato il 40° alla Camera, abbiamo fatto un intervento io e Ingrao, e Ingrao dice: ma è capitato la stessa cosa anche a me, solo che lui sapeva chi ero io, perché ero presidente della Camera e lo avevo avvertito. E anche a me, appena arrivato, mi ha detto: vai a insegnare al doposcuola. Vabbè, la seconda volta mi è capitata la stessa esperienza, la terza volta invece stava discutendo con una insegnante e un insegnante, un maschio e una femmina, del contenuto della lettera a una professoressa. E allora c'era la insegnante che a un certo momento dice: ma Don Lorenzo, lei ha scritto questa roba dell'uguaglianza di tutti i ragazzi, eccetera, ma insomma noi che insegniamo, già questo lo faceva incazzare, perché Don Milani era un toscanaccio, insomma, no? Il suo modo di parlare era molto sguaiato, come i toscani, insomma, non vi ripeto le parole perché mi vergogno a dirle, insomma, no? Quando, già, noi che insegniamo, perché io invece che faccio, non insegno, insomma, no? Ecco. Sappiamo che c'è un'età scolare diversa dall'età mentale. E allora quello si incavola, Don Milani, e dice: vedi, tu dici così perché vuoi fare le ferie tranquilla, senza scrupoli di coscienza, senza rimorsi. Perché se tu partissi dal dato che nostro Signore dà tanta intelligenza agli uni come agli altri dei ragazzi, e se l'uno rende di più, prende 100 centesimi, e l'altro ne prende 60, vuol dire che la diversità riguarda te. Non sei riuscito a tirar fuori il buono che aveva, lo dico a te che sei insegnante. E dice: perché vedi, mio figlio, che parlava così dei suoi ragazzi, si alza al mattino alle 4, Barbiana, il paesino, un paesino senza strade, insomma, nella collina toscana, e mio figlio si alza alle 4 per aiutare i genitori nella stalla, alle 6 passa la corriera, lo prende e lo scarica alle 7 a Borgo San Lorenzo, dove c'è la scuola. Alle 8 apre la scuola. Lui sta un'ora lì in attesa, ha lavorato 2 ore prima. Alle 8 arriva la moglie dell'avvocato con la macchina e scarica Luigino davanti alla scuola nell'ora della campanella. Mio figlio ha già lavorato 4 ore. Quando comincia la lezione, mio figlio si addormenta. Mio figlio, quando deve parlare in italiano, deve parlare una lingua straniera, perché lui parla il dialetto a casa sua. La radio è L'A radio. La scuola materna è L'esilo. Quando viene in classe, deve imparare la vostra lingua, che è una lingua straniera. Mentre il figlio dell'avvocato è una cosa diversa. Il figlio dell'avvocato l'italiano lo impara con il latte della mamma. E ha tempo, prima di arrivare a scuola, imparare anche le prime nozioni di francese. Ti rendi conto, la moglie dell'avvocato che dice: Luigino, cominciamo a pronunciare le eccezioni. Prova a dire, ripetere con me, bijou, caillou. E faceva proprio questi. E quindi è svantaggiato. Mio figlio, e tu lo valuti con lo stesso criterio con cui valuti l'altro. Allora voi vi rendete conto che cos'è l'articolo 3? Rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di essere effettivamente uguali. Non sono uguali i punti di partenza. E nella nostra Costituzione questo principio di Don Milani è un articolo scritto
30 anni prima. E su questi tre articoli c'è l'impronta di Moro. E poi, se volete saperne ancora di Don Milani, vi posso aggiungere che, siccome quel giorno sono riuscito poi finalmente a parlargli e alla fine insomma, ha diviso per tre il pacco delle bozze del libro, e quindi ognuno ha corretto il suo terzo di bozze, e alla fine mi ha concesso graziosamente di presentarmi: ma tu chi sei? Che sono già due o tre volte che vieni qua. Io sono un giovane universitario di Reggio Emilia. Ma che fai? Ma io a Reggio sono il capo dei giovani della DC. Che schifo! È stata la sua reazione. E poi dopo dice: ma io e i miei ragazzi li ho iscritti contemporaneamente alla sezione del PC, del PSI e della DC, perché nessuno sappia dell'altro, sono iscritti a Vicchio, alla sezione del PC, a Borgo San Lorenzo, a quella della DC, e a Scandicci, dice perché i poveri devono entrare in tutti i partiti a difendere la causa dei poveri. Era questo con Milani. Perché altrimenti subiranno sempre la prepotenza degli altri, perché altrimenti continuerà questo vezzo per cui alla vigilia delle elezioni amministrative in Piazza della Signoria a Firenze si trova la vecchia terza B del liceo classico. Non so se la tua fosse la B o che cosa. La terza B del liceo classico. Tu Giovanni con chi sei in lista? Io con la DC. E tu Francesco? Io col PC. E tu Lorenzo? Io con il PSI. E tu Asdrubale con il Partito Liberale. È la vecchia terza B del liceo classico. E i poveri stanno sempre sotto. Questo era Don Milani. Il principio di uguaglianza. Vedete che cos'era. In quelle generazioni, certo, erano altri tempi. Però erano... Oggi, stamattina, ho trovato una persona che mi ha detto: ma in questo momento noi dovremmo fare una sorta di rialfabetizzazione culturale del popolo italiano, perché non si sa più che cos'è il bene, che cos'è il male. E mi diceva: io stesso sono confuso, che cos'è il bene, che cos'è il male. Vedete, in quella generazione sapevano che cos'era il bene e che cos'era il male. Sono elementi fondamentali. Non sarebbe nata la nostra democrazia se non ci fosse stata questa conoscenza. Io mi sono attardato su questi tre articoli perché Moro, nella dichiarazione di voto sulla Costituzione, parlerà solo di questi tre articoli, che lui definisse i tre pilastri su cui si regge la nostra Costituzione. Ma Moro, io considero che sia in un qualche modo il padre della Repubblica, e vi spiego perché. Vedete, la Repubblica nasce dalla Carta Costituzionale, quindi tutti quelli che hanno scritto la Costituzione possono essere considerati padri della Repubblica. Ma quello che è scritto nella Costituzione non è stato immediatamente realizzato. Ancora oggi ci sono degli articoli che non sono realizzati. Ma soprattutto nell'immediato dopo 1948, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 la Costituzione, non era vero che i partiti erano tutti uguali. Vogliamo mettere i piedi sul piatto? Vi erano partiti che potevano governare e partiti che non potevano governare. E Moro capiva che questo era un elemento di fragilità della Repubblica. Vedete, Moro era giovanissimo quando ci sono state le elezioni del 1948. Qua non c'è nessuno che ha vissuto quella stagione lì, più o meno dal colore dei capelli o... siamo vissuti tutti un po' dopo. Ma nel 1948 ci sono state delle elezioni particolari. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era stata Yalta. A Yalta
le potenze vincitrici avevano deciso di dividere il mondo in due, da una parte l'Occidente guidato dagli Stati Uniti e dall'altra parte l'altro pezzo che era guidato dall'Unione Sovietica. L'Italia era assegnata all'Occidente, agli altri. E dunque nel 1948 c'era una sfida bestiale fra l'ADC e il PC. E potevano vincere tutti e due, perché nel 1946, nelle elezioni immediatamente precedenti, quelle per l'Assemblea Costituente, la distanza fra i due partiti non era enorme. Però allora si eleggeva solo l'Assemblea Costituente, non si eleggeva un Parlamento per fare il governo. E se avesse vinto il Partito Comunista nel 1948, come avrebbe anche potuto nella previsione, tant'è che i nostri vecchi, i nostri padri, i nostri nonni ci dicono che non si sapeva chi avrebbe vinto. Che cosa sarebbe successo? Poteva l'Italia essere guidata da un partito che continuava ad essere collegato politicamente, organicamente con l'Unione Sovietica, cioè con il paese guida dell'altra metà del mondo? È evidente che sarebbe successo qualche cosa se avesse vinto il Partito Comunista. In quegli anni si parlava di rischio Grecia, che voleva dire il rischio dell'esplosione di una guerra civile. La grandezza di De Gasperi è stata quella di vincere quelle elezioni. La grandezza di Togliatti è stata quella di evitare che scoppiasse la guerra civile. E siccome vi era una parte del Partito Comunista che non disdegnava l'idea della guerra civile, guidata dal presidente del comitato di centrale, che si chiamava Secchia, che era direttamente collegato con Stalin, Togliatti era preoccupatissimo che esplodesse la piazza e ritenne che suo compito fosse quello di convincere la base comunista che bisognava rispettare il risultato. Adesso lo consideriamo un fatto tranquillo, allora non era tranquillo. E a un certo momento Togliatti, comprendendo che Stalin stava dietro le posizioni di Secchia, non manda un messaggio a Stalin che inevitabilmente sarebbe stato filtrato da Secchia, ma va lui personalmente dall'ambasciatore sovietico in Italia e gli consegna una lettera per Stalin dove gli dice: caro Stalin, non scherzare col fuoco. Se scoppia la guerra civile in Italia non sarà come in Grecia. Se scoppia una guerra civile in Italia scoppia la terza guerra mondiale. Noi, se non ci rendiamo conto della drammaticità di quei tempi, eravamo appena usciti dalla seconda guerra mondiale, non capiamo quello che è successo dopo. Allora non fermiamoci troppo lì, perché dobbiamo fare la lunga fino al 1978. Moro capiva che questa situazione eccezionale non poteva durare in eterno e che era necessario per un paese legittimare tutte le forze politiche a poter governare questo paese. E allora lui, ancora giovanissimo, nel 1948, aveva 32 anni, ritiene che la sua missione sarebbe stata quella di rendere normale la democrazia di questo nostro paese. E quando a 40 anni, 42 anni, perché anche allora si diventava segretario del partito molto giovani, se si avevano i numeri ovviamente, quando diventa segretario della Democrazia Cristiana, quest'uomo pensa che la sua missione sia quella di rendere normale la nostra democrazia. E allora voi vedete che Moro, visto retrospettivamente, è quello che ha governato i due snodi della vita della Repubblica, il passaggio dal centrismo al centrosinistra all'inizio degli anni 60 e il passaggio dal centrosinistra alla solidarietà nazionale / compromesso storico a metà degli anni 70. La tengo troppo lunga, eh?
Ho divagato, resistete ancora 10 minuti e 4 ore. Dava benissimo Don Milani. Vabbè, farò qualche altra inserzione di questo tipo. E ritiene che il suo compito è quello di guidare il processo di allargamento, si diceva allora, della base democratica, perché è un paese che vive la sofferenza di una parte che non è legittimata a guidare il paese, non può reggere a lungo, è una democrazia fragile. E allora, appena diventato segretario nel 59 della Democrazia Cristiana, si pone il problema di costruire gradualmente questo processo. Gradualmente perché Moro aveva un grande senso della storia e sapeva che la storia ha dei ritmi particolari che la politica può forzare, ma non più di tanto. E allora comincia con i socialisti e si mette in testa di fare l'apertura a sinistra, il primo centro-sinistra, coinvolgendo i socialisti, sapendo quali erano le difficoltà che aveva. Sapeva che aprire ai socialisti voleva dire scontrarsi con gli Stati Uniti, che era il paese guida dell'Occidente, ma soprattutto per lui, che era segretario della DC, sapeva che c'erano le resistenze della Chiesa. Perché vedete, per quanto la Democrazia Cristiana si dichiarasse partito aconfessionale, partito a ispirazione cristiana, ma laico, indipendente, eccetera, eccetera, era elettoralmente tributario alla Chiesa. L'elettorato democristiano era prevalentemente organizzato dalle parrocchie, dai movimenti cattolici, insomma, no? Era nato addirittura un movimento per sostenere la DC, si chiamavano i comitati civici, guidati da un tal professor Gedda, che era un potente presidente dell'Azione Cattolica. E comincia subito a tranquillizzare, cerca di tranquillizzare gli stati stranieri, in particolare la Gran Bretagna e poi gli Stati Uniti, spiegando loro che l'operazione serviva a rendere più robusta la democrazia del paese. Ma l'ostacolo maggiore sapeva che l'avrebbe avuto nella resistenza della Chiesa. Il presidente della CEI di allora era il cardinal Siri, il quale era fortemente ostile all'apertura a sinistra, perché per la Chiesa l'apertura a sinistra significava aprire non ai socialisti, ma ai marxisti. Perché la Chiesa ragionava in termini ideologici, perché anche i socialisti erano marxisti. E quindi che cosa ne sarebbe accaduto di un paese guidato da una forza culturalmente ostile alla Chiesa, il marxismo? Il cardinal Siri cercò di raccogliere, radunare in questa resistenza tutti i vescovi italiani, i quali aderirono alla sollecitazione di Siri, e ognuno di questi vescovi in quei momenti convocò i deputati democristiani della provincia, anche Monsignor Amici, vescovo di Modena, per dire che insomma la Chiesa era molto preoccupata di questa operazione. Per fortuna era diventato Papa Giovanni XXIII. E a un certo momento il cardinal Siri chiede al Papa di prendere posizione contro il centro-sinistra. E Papa Giovanni si rifiuta, dice: ma io non c'entro con questa roba dei politici, facciano loro. Allora fa un altro tentativo il cardinal Siri e dice: ma insomma, santità, consenta almeno che l'Osservatore Romano faccia un editoriale contro il centrosinistra, tanto si sa che gli editoriali dell'Osservatore Romano sono previsionati dalla Segreteria di Stato Vaticana e quindi al timbro del Vaticano. E adesso che sono stati desegretati tutti gli archivi anche della Santa Sede di quel tempo, c'è ancora
la fotocopia di un articolo che Siri aveva scritto come editoriale dell'Osservatore Romano non firmato, con a margine, con la calligrafia di Papa Giovanni che dice: non è il caso di aggiungere legna ad ardere al fuoco delle polemiche politiche. E allora un ultimo tentativo di Siri è quello di dire: vabbè, lo firmo io, autorizzi almeno me a scrivere sull'Osservatore Romano un articolo contro il centrosinistra. E il Papa di nuovo dice: no, stiamo fuori da queste polemiche. Moro si decide ad andare da Siri e nel diario di Siri c'è scritto: quando è venuto Moro mi è venuta voglia di mettergli le mani addosso. Mi sono trattenuto perché mi sono ricordato che le mie mani erano consacrate. Pensa a te. Per fortuna in quel momento non mi sono ricordato che i miei piedi non erano consacrati. Questo per dirvi la durezza delle relazioni. Ebbene, Moro, poco più di 40 anni, 42-43 anni, resiste a questo muro del mondo cattolico e va avanti per la sua strada. E perde tranquillamente più di 1 milione di voti nelle elezioni del 63, ma riteneva che fosse giusto perché importante era allargare l'area dei partiti. Perché era giunto il momento della fase riformista e quindi ci voleva una forza riformista dentro il governo. E io ricordo ancora, allora era segretario del fratello del più famoso Dossetti, del costituente Dossetti, il fratello Ermanno Dossetti era deputato, io ero il suo assistente, studente universitario, facevo l'assistente. E nel 1967 Dossetti aveva deciso di non ricandidarsi nelle elezioni del 68 e decise di andare da Moro a comunicarglielo. E andò da Moro a dirgli: senta presidente, sono venuto a dirle che io l'anno prossimo non mi ricandido. E Moro disse: ma come mai? Ma guardi, io sono entrato nel 63 in un clima particolare, c'era il concilio, c'era Papa Giovanni, c'era Kennedy, c'era Khrushchev, c'era tutto questo clima. E adesso, alla fine di questa legislatura, mi rendo conto che il bilancio della legislatura è modesto, abbiamo fatto troppo poco. E Moro lo trattiene per un paio d'ore e non gli risponde come avrebbe potuto rispondergli, dicendo: ma non è vero che abbiamo fatto troppo poco, abbiamo fatto la legge di riforma della media unica, abbiamo fatto la legge urbanistica, abbiamo fatto la legge per il mezzogiorno, abbiamo fatto la legge di istituzione delle regioni a statuto ordinario. Quindi abbiamo un bel bilancio. No, gli dice: senta, lei pensa che abbiamo fatto troppo poco? Io penso che abbiamo fatto troppo. E non era una provocazione. Perché Moro, che aveva, vi ho detto prima, un grande senso storico, e una conoscenza degli equilibri che erano stati rotti da quel centrosinistra, dei poteri extrapolitici che hanno sempre manovrato e che sono stati messi fuori dal campo della politica, delle relazioni internazionali che erano tutte ostili, aveva capito che aveva fatto una cosa piena di rischi. E negli anni 70 si comincia a parlare, dopo che Berlinguer, dopo le elezioni in Cile, dove insomma il partito socialista di Allende, che corrispondeva, c'era anche là un partito comunista, ma insomma il riferimento dei comunisti italiani era Allende, aveva dovuto subire quel colpo di Stato sostenuto dagli Stati Uniti, e Berlinguer capiva che il limite di Allende era stato quello di governare col 51%, tenendo fuori ceti produttivi e forze politiche che non potevano essere tenute fuori. E scrive 3 articoli su Rinascita, che era la rivista del Partito Comunista, in cui sostanzialmente sostiene che non si può governare col 51%. E quindi cambia la strategia del Partito Comunista, che aveva invece sempre sostenuto che bisognava vincere le elezioni per poi poter governare. Allora
Nel 1976 ci sono le elezioni politiche di nuovo, che assomigliavano per l'incertezza a quelle del 1948. Vennero definite le elezioni dei due vincitori, DC e PC. La Democrazia Cristiana prese il 37,8% e il Partito Comunista prese il 34,3%. Ma come si fa a fare il passo? Moro, che aveva detto a Ermanno Dossetti: abbiamo fatto troppo, abbiamo osato troppo. Cominciamo a parlarne, ma ancora non si fa il governo di solidarietà nazionale, ma se ne parla. In questi giorni, tra i vari libri su Moro, ne è uscito uno, un giovane storico, che ha messo le mani sulle carte del Foreign Office. Foreign Office è il Ministero degli Esteri della Gran Bretagna. Io, che ho fatto politica per tanti anni, mi sono sempre sorpreso del fatto che tutti i leader politici in Italia erano soliti, alla vigilia di grosse scelte politiche, di andare dall'ambasciatore britannico. Ma che cosa è questo ambasciatore britannico? Lì si capisce dalle carte pubblicate oggi da Ambrogetti che l'ambasciatore britannico era il capo politico della NATO in Europa, delega degli Stati Uniti ovviamente, con il compito di guardare che cosa succedeva in Italia. E il ministro degli esteri britannico comincia a porsi il problema di questo dibattito che si fa in Italia di apertura al Partito Comunista e si pone dei seri interrogativi: che cosa farà la NATO se i comunisti entrano nella maggioranza di governo? E apre un dibattito fra tutti gli ambasciatori della NATO, una sorta di conferenza in contemporanea. Allora non c'erano queste possibilità tecnologiche, e allora si leggono le risposte dei vari ambasciatori, e allora c'è la proposta di un ambasciatore che dice: ma se entra il Partito Comunista, l'Italia deve uscire dalla NATO, come facciamo a correre il rischio che un segreto militare della NATO venga a conoscenza di un comunista, il quale non resista alla tentazione di riferire il segreto all'Unione Sovietica? E allora si cominciò a parlare dell'amputazione dell'Italia dalla NATO. Ma se si amputa l'Italia dall'Alleanza Atlantica, dalla NATO, che cosa succede a Tito, che era il capo della Jugoslavia e che si sentiva protetto dagli insediamenti militari nel Friuli dell'Alleanza Atlantica? Tito, che contestava l'Unione Sovietica, rivendicava l'autonomia dall'Unione Sovietica, quei missili insediati ad Aviano, ci sono ancora, lo garantivano nella sua possibilità di criticare l'appartenenza al blocco dell'est dell'Unione Sovietica. Se l'Italia esce dalla NATO, vuol dire che tutte queste postazioni militari vengono tolte e l'Unione Sovietica sarà in condizione finalmente di far tacere Tito e di rientrare. Sapevamo cos'era successo in Cecoslovacchia e in tutti i paesi dell'est, e l'Unione Sovietica sarebbe potuta arrivare nell'Adriatico, e dunque nell'Adriatico vuol dire nel Mar Mediterraneo, e quindi vuol dire al confine con altri paesi della NATO, la Francia, la Spagna e compagnia briscola. E un altro ambasciatore risponde al ministro degli esteri: ma ammesso che sia vero quello che sostenete voi, che i comunisti ormai sono maturi, che accettano la democrazia occidentale, ma se vanno al potere e domani perdono le elezioni, accetteranno di scendere dal potere? Un dibattito di questo genere. Noi non abbiamo mai avuto contezza di questo dibattito. Un dibattito che si faceva
nella diplomazia dei paesi occidentali. Non vi dico della posizione del segretario di Stato, che era Kissinger, degli Stati Uniti, il quale non ne voleva neppur sentir parlare e diceva, ma neanche per sogno, la NATO non può rimanere in Italia se i comunisti sono al governo, e quindi si tronca. In questo quadro, di cui aveva completa contezza Moro, ovviamente non altrettanta Berlinguer, Moro sapeva il rischio che correva l'Italia. Quel 16 marzo non lo ha sorpreso. Lui sapeva che correva dei grossi rischi. C'era stata una conferenza internazionale a Porto Rico in cui, tra i capi di governo, Moro venne lasciato fuori, fu invitato e poi venne lasciato fuori dalla porta perché gli altri paesi occidentali non si fidavano dell'Italia. In questo contesto nasce la solidarietà nazionale. Voi capite com'è complicata. In questo contesto accade che, e lo si è saputo solo 2 anni fa, Berlinguer subì un attentato 3 anni prima di Moro, in Bulgaria, a Sofia. È uscito solo 2 anni fa perché quando lui è rientrato non ne ha parlato con nessuno, solo con Macaluso e sua moglie. La testimonianza della moglie, che è morta l'anno scorso o l'altro, non mi ricordo, conferma questa circostanza. La macchina di Berlinguer è stata intenzionalmente investita da un camion, rimasero uccisi l'autista, l'interprete, e fortunatamente lui illeso. Berlinguer capiva che era un attentato e si è precipitato subito in Italia, ha interrotto la visita. Allora in quel contesto si trattava di costruire la collaborazione e inventarono questo governo delle astensioni, insomma, in cui in un primo momento il Partito Comunista non votava ma consentiva che il governo partisse e governasse. Tra l'altro sono stati 2 anni eccezionali, perché in quei 2 anni si fece la riforma sanitaria, la riforma, la legge psichiatrica e tutte le robe che sappiamo, perché il Partito Comunista ovviamente l'astensione non la spendeva gratis. Ecco, cercava di condizionare l'azione di governo. Poi a un certo momento va in crisi questo governo. E allora Berlinguer chiede a Moro di vedersi e si vedono a casa di un certo Tullio Ancora, che era il vice segretario del generale della Camera dei Deputati, che era amico di entrambi, che ospitava sempre i colloqui tra Berlinguer e Moro. E 2 giorni prima del 16 marzo, il dato del rapimento, a sera a casa di Tullio Ancora, Berlinguer dice a Moro: senta presidente, io non riesco a tenere i miei, nel senso che i miei parlamentari mi dicono che sono stanchi di versare sangue gratis, che voleva dire di votare senza essere legittimati a entrare nel governo. E Moro che gli risponde: onorevole Berlinguer, hanno ragione i suoi parlamentari, ha ragione lei, capisco benissimo, ma i tempi non sono maturi. Non credo che gli abbia detto questa sorta di vicende di cui vi ho parlato, del dibattito fra i paesi occidentali. E Berlinguer che incalza Moro e gli dice: ma senta presidente, se dobbiamo continuare così a sostenere senza far parte del governo, sia almeno lei a guidare il governo e non Andreotti. E Moro che gli replica: dovete votare Andreotti, perché gli Stati Uniti di Andreotti si fidano, di me non si fidano.
Allora voi capite, in una delle lettere dei 55 giorni della prigionia si parla dell'Italia come un paese dalle forti passioni sociali, civili e dalle fragili istituzioni. Moro, quando aveva governato, aveva subito due colpi di Stato, due tentativi di colpi di Stato. E ha messo il segreto. Avrebbe potuto non mettere il segreto e consentire che si aprisse un dibattito nel paese che lo avrebbe irrobustito, ma lui riteneva che per il bene delle istituzioni non si dovesse parlarne troppo. L'importante è avere bloccato quei tentativi di colpi di Stato. Questa era la difficoltà della politica. Costruire fasi nuove è faticoso. Costruire fasi nuove occorre avere intelligenza storica. Vedete, quando vedo la disinvoltura in questi giorni, in queste settimane, del che pensi mi, vado io, spacco di qua e di là, bisogna vedere come va a finire questa storia. Perché purtroppo, ci piaccia o non ci piaccia, l'intreccio sul piano internazionale delle vicende di ogni paese è un intreccio fortissimo. Piacerebbe a tutti dire mi disinteresso, vado in Europa e caccio i pugni sul tavolo. No, è complicato. Perché? Perché è complicato? Vi ho raccontato un po' quello che è successo all'Italia. E Moro era così consapevole che, appunto, due giorni dopo il colloquio con Berlinguer sarà catturato, ammazzati i cinque uomini della scorta, e sappiamo il resto della vicenda dei 55 giorni, che è una tragedia. Chi lo ha catturato, chi lo ha preso, chi lo ha ammazzato? Sicuramente le Brigate Rosse erano sole. No. Io ho dei dubbi. No. Servizi segreti italiani o stranieri, l'Italia per la sua posizione geopolitica è il luogo dove si verificano ancora oggi scorribande di servizi segreti dei maggiori paesi del mondo. Ci piaccia o non ci piaccia? Perché l'alternativa è la dittatura che controlla tutto. Se non c'è la dittatura e c'è la libertà, è difficile anche non correre certi rischi. La politica è un'impresa difficile, non è una esperienza da parvenu. È una cosa molto complicata. E poi c'è stata la vicenda dei 55 giorni che sappiamo. Adesso mi fermo perché mi rendo conto di averla tenuta troppo lunga. L'ultimo pensiero lo rivolgo a chi tra i presenti è un credente cattolico. Moro era credente e laico allo stesso tempo. Italo Mancini, che era un suo amico professore di filosofia a Urbino, diceva era l'uomo più pio e più laico della politica italiana. Andava a messa tutte le mattine, ma come ho dimostrato prima, andava anche Andreotti. Nell'esercizio del potere era assolutamente autonomo. Ha avuto dei momenti di scontro con la Chiesa, con il Papa, nel senso che erano posizioni molto mature. C'era stato il Concilio, insomma, no, quindi un clima particolare. E allora qualcuno, adesso è stata aperta la causa di beatificazione di Moro, io non so come andrà a finire, io l'ho conosciuto personalmente proprio poco, ma sono stato richiesto anch'io di una nota, ma insomma non ho spostato niente, sicurissimamente. Ma mi viene in mente
un ricordo di Giuseppe Dossetti. Voi sapete che Dossetti, che è stato un grande costituente, poi a un certo momento ha piantato la politica, si è fatto monaco e ha formato una comunità monastica, appunto prima a Monteveglio, prima a Montesoli, qui in provincia di Bologna. Dossetti era amico di Moro, Moro era uno del gruppo dossettiano. Avrei degli episodi molto interessanti da raccontare. Mi ricordo ancora che una sera, durante i 55 giorni, io ho cenato a casa di Ermanno Dossetti, c'era anche Don Giuseppe, che era monaco, era appena rientrato dalla Palestina, disse: cercate in una qualche ambasciata straniera. Non voleva dire che sapeva, ma l'intelligenza storica ti fa capire che il gioco era più largo. Ebbene, Dossetti ha ricordato Moro in una messa di Pentecoste del 1978. E diceva: il 16 marzo, erano 4 giorni dopo la Domenica delle Palme, e il 9 maggio, 4 giorni prima della Pentecoste. Possiamo dire che l'esperienza della prigionia di Moro corrisponde a una passione, come la passione di nostro Signore Gesù Cristo, insomma, la passione di Gesù Cristo. E allora ha ricordato in questa omelia un testo, adesso il nome dell'autore, un autore russo, non lo ricordo, ce l'ho scritto ovviamente, ma non lo ricordo, il quale parlava dei santi russi e diceva: io non mi sento di dire che Moro è stato un martire, quindi potrà essere fatto santo per il suo martirio, perché i martiri cristiani sono quelli che sono uccisi a causa della fede. In questo caso non mi sembra che questa fosse la ragione. Ma in questa tradizione dei santi ortodossi russi, e citava due esempi che citati da questo autore, diceva: ci sono anche i santi che hanno vissuto la passione. È vero che Moro, nelle lettere dei suoi 55 giorni di prigionia, ha cercato sempre di aiutarlo a uscire, di comunicare all'esterno la via per tentare di farlo uscire. E qualcuno anche si è scandalizzato dicendo: ma insomma, è una persona fragile. Io ricordo, tanti dicevano, ricordiamo i martiri dei partigiani, insomma, no, che hanno accettato, sono andati contro la morte con maggior coraggio. E Dossetti dice: lui ha cercato di resistere alla morte perché la riteneva una morte ingiusta. Anche Gesù Cristo ha cercato di resistere alla morte. E però, quando ha capito che la morte stava arrivando, si è identificato nel suo Signore e l'ha accettata. In questo consiste la sua santità. Ecco, vi ho citato questa cosa perché ieri, proprio su Avvenire, questa omelia di Don Giuseppe Dossetti è stata ricordata dal postulatore della causa di Moro. Dossetti aveva questa attitudine di capire chi era santo e quindi santificabile. Io ricordo che la commemorazione che ha fatto di La Pira era praticamente la indicazione della strada per riconoscere le virtù cristiane di La Pira. E questa omelia lui sicuramente l'ha scritta pensando a questo possibile sviluppo. Quindi Moro è un riferimento anche per i cristiani, soprattutto per i cristiani, insomma, no? Per questo suo modo di difendere la vita senza riuscirci e di accettare la morte, ovviamente, perché è inevitabile. E dunque,
vi ho fatto un percorso un po' lungo, mi scuso della lunghezza, ma vi ho voluto raccontare la grandezza di quest'uomo che ha costruito la storia democratica della Repubblica cercando di far diventare normale la democrazia italiana con un impegno straordinario, con un'intelligenza strategica unica e con una dedizione fino al sacrificio. Grazie. Adesso vi autorizzo ad andare a letto dove volete voi, ma insomma, se volete possiamo anche fare due chiacchiere ancora, se ci sono delle domande io sono a disposizione, ma insomma, vista l'ora, forse. Vediamo se c'è qualche domanda. No, io non ho nessuna domanda, solo una certezza. Sono d'accordo, è stato bravissimo. Non voglio fare l'intervento. È stato bravissimo, ha fatto una descrizione pur glissando su alcuni punti, eccetera. Per esempio, ci chiediamo perché togliate morte in Russia? Punto interrogativo. Io non penso che sia stato il caso. Sì, sì, è stato un caso, esatto. Stiamoci molto attenti, perché oggi fra il matto che è in Russia, fra il matto che è in America e quelli che cominciano a essere anche qui in Italia, voglio dire, non siamo messi molto bene. Pensiamoci a modo. A proposito, Togliatti è morto nel 1964 perché durante una visita, anzi durante una vacanza, sì, esatto. A Yalta, Togliatti, dopo che era stato molti anni in Russia, era un uomo di fiducia di Stalin e non era più voluto tornare in Russia. Perché? Perché sapeva lui le ragioni, io non le so. Però so, come sappiamo tutti, che non è più voluto tornare perché non si fidava. Perché sapeva della vicenda anche di Secchia, insomma c'era una parte del Partito Comunista che non gli perdonava la svolta di Salerno e sostanzialmente la scelta del modello occidentale. Ma a proposito di questa vicenda, lui formalmente ha avuto, io penso che sia assolutamente casuale, non penso quello che dice lei. Ricordo un episodio simpatico, lui ha avuto un ictus, ha avuto un'agonia che è durata un paio di settimane, era accompagnato dalla sua compagna, la Milde Iotti. E il 2 giugno di quell'anno, per celebrare appunto la festa della Repubblica, nella mia città, Reggio Emilia, venne a fare il discorso commemorativo della festa della Repubblica Giorgio La Pira, che chi lo ha conosciuto sa che era un personaggio unico, insomma, no? Un personaggio veramente straordinario, ma soprattutto non teneva molto i segreti. E Dossetti cercava di non dirgli tutto perché sapeva che sarebbero stati rivelati. E questa stessa vicenda dell'articolo 1 di cui vi ho parlato stasera è uscita casualmente perché un giorno un prete della Dozza di Bologna, insomma, no, Don Giovanni Nicolini, ha fatto da autista a Dossetti e La Pira che dovevano andare da Bologna a Firenze. E allora erano già passati tanti anni e allora La Pira dice a Dossetti: ma insomma non mai raccontato mai come... che cosa vi siete detti in quel colloquio con Togliatti? E allora Dossetti, essendo passati tanti anni, gli racconta quello che io vi ho raccontato stasera, che ovviamente ha subito la verifica, la conferma, insomma, no, sul versante Dossetti, Gigi Pedrazzi, che era un suo amico di Bologna,
lo ha interpellato e quindi Dossetti ha confermato, e il papà di Paolo Mieli, quel giornalista che fa Rai Storia, insomma, che appare molte volte in televisione, il papà è un altro storico che si chiamava Renato. Renato Mieli era il collaboratore più stretto di Togliatti, e Renato Mieli conferma la stessa versione che vi ho detto io adesso. Vabbè, insomma, torno alla pira. Quel 2 giugno del 1964 io ero di fianco per assistere alla commemorazione di La Pira del 2 giugno al teatro di Reggio Emilia, municipale di Reggio Emilia, ero di fianco a Ermanno Dossetti. E allora La Pira dice: sono venuto volentieri qui a Reggio perché è la città del mio fraterno amico Pippo Dossetti. Voi sapete che Dossetti è stato un grande perché ha scritto gli articoli più difficili della nostra carta costituzionale e poi ha scritto le costituzioni del concilio, dopo infatti era diventato monaco ed era diventato il consigliere, si chiamava perito della presidenza, insomma, no? Dell'ufficio di presidenza del concilio del cardinal Mercara, e quindi in quella veste lui ha scritto molti dei testi conciliari Dossetti, e quindi La Pira dice: sono molto volentieri perché questa è la città del padre costituente della Repubblica e del padre costituente della Chiesa, del Concilio, insomma. E dice poi la cosa che forse voi non immaginate: quella lettera che 2 mesi fa ha scritto a Togliatti, quando era in agonia a Yalta, voi sapete che gliel'aveva chiesto Paolo VI di scriverla. Allora io ero vicino al fratello, Ermanno fa un balzo sulla sedia e dice: ma questa è una cosa che non si doveva dire, era una cosa assolutamente riservata, perché erano ancora gli anni di tensione fra i comunisti e i democristiani, e che un papa dica, da incarico a un esponente della Chiesa, insomma, di scrivere una lettera di vicinanza così intensa anche dal punto di vista emotivo al capo del Partito Comunista, era una cosa veramente molto riservata, insomma, no? Ma La Pira non riusciva a tenere proprio niente, non riusciva a tenere nessun segreto, quindi è molto bella. Io quindi propendo per la casualità e ho aggiunto questo aneddoto, insomma, che comunque è vero, perché sono stato testimone io di questa cosa. C'è una mano alzata là. O urli o vieni giù. Dovrebbe essere anche questo microfono qui. No, ma sta scendendo. Allora, io ho una domanda, e cioè io penso che ogni persona, ogni sua azione comporti una responsabilità, no? Ogni uomo, ogni politico, in ogni cosa. E allora, i politici, tipo Aldo Moro, ma altri, sia ieri sia oggi, di ogni partito, ogni colore politico, quando fanno un'azione in alto, decidono per gli altri. E durante il Novecento questo ha comportato avere sopra le loro mani il sangue di tantissima gente, perché quelli che hanno deciso la storia del Novecento e la storia degli altri uomini hanno deciso sul sangue delle altre persone, in politica estera, sul lavoro, oggi rispetto all'austerità e al modo di rapportarci al sistema economico. Quindi questa gente decide per gli altri. Quindi noi in che modo ci possiamo rapportare rispetto a persone che comunque, di qualunque appartenenza politica, rappresentano interessi che non sono quelli del popolo? Quindi io penso che forse stiamo trattando in maniera tipo che siamo santi delle persone che
in che modo hanno rappresentato quelli che si massacrano giorno dopo giorno qua, immigrati italiani, che tutti i giorni, per chi? Aldo Moro ha fatto, non lo so, e questa è la mia domanda, ma sia Aldo Moro sia gente di altri colori politici ieri e oggi, non è che ci stiamo dimenticando le responsabilità, i compromessi che sono stati fatti rispetto agli Stati Uniti o alla Russia o a chi ha i soldi, non è che ci stiamo dimenticando il marcio che c'è sotto a ogni decisione e il sangue che tutti noi versiamo ieri come oggi. Grazie Josef. Io penso che tu abbia ragione, nel senso che i politici devono essere consapevoli di questa loro responsabilità e lo strumento che abbiamo a disposizione è ovviamente quello che in democrazia conosciamo, che è il voto. Quello che il popolo deve fare è una vigilanza molto stretta della gestione della responsabilità da parte dei politici. Non abbiamo altri mezzi. Io vi racconto un'esperienza personale. La prima volta che mi sono candidato alle elezioni politiche c'era un movimento antimilitarista, diciamo, non violento, che scrisse a tutti i candidati alle elezioni una lettera di questo tono. Se tu ti impegni a sostenere queste tesi, e le tesi erano tutte tesi pacifiste, insomma, no? Noi ti promettiamo che ti sosteniamo, però devi impegnarti pubblicamente e devi scrivere questo tuo impegno. E con molta disinvoltura molti candidati di tutti i partiti hanno sottoscritto quell'impegno, perché quando uno è in campagna elettorale e sente dire se ti impegni ti diamo il voto, fa presto, insomma, assumere l'impegno. Ma la forza di questo movimento pacifista è stato quello di convocare quelli che avevano sottoscritto l'impegno un mese dopo le elezioni, dicendo loro: allora ragazzi, io ricordo che nella mia provincia ci siamo presentati tutti i parlamentari che avevano sottoscritto l'impegno, e loro ci dissero: vabbè, voi vi siete impegnati, ad esempio, a fare una legge che disciplini il commercio delle armi. L'Italia è un grande paese produttore di armi. Abbiamo l'intera vallata del Bresciano, la Valtrompia, che è piena di industrie belliche. La Spezia pure, insomma, no? C'era l'Otto Melara che costruiva i carri armati, eccetera. Che cosa state facendo? Vabbè, noi ci siamo di nuovo impegnati solennemente, era un'assemblea pubblica nel teatro. Dopo un altro mese ci hanno richiamato. La pattuglia dei parlamentari presenti si era dimezzata. Quelli che erano rimasti hanno rinnovato l'impegno. Lasciateci imparare il mestiere, non sappiamo ancora come si fa a presentare le proposte di legge, soprattutto a costruire le condizioni per farle approvare, le proposte di legge. E questa vigilanza stretta è durata per 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Io sono stato relatore alla Camera della legge che vige ancora nel nostro paese sulla disciplina del commercio delle armi. Non so, confesso la mia fragilità, non so se non avessi avuto questa vigilanza stretta, se sarei poi riuscito a farlo. Quando c'è stata la prima guerra del Golfo, non la seconda, dove era molto più facile, secondo intervento di Bush in Iraq, no? Dopo le Torri Gemelle. Lì tutti capivano che era una guerra insensata. Ma la prima guerra del Golfo era molto dubbia.
perché l'Iraq aveva invaso il Kuwait e dunque c'era alla base una grave violazione della sovranità di un altro paese da parte di Saddam Hussein. Io ho valutato molto questa condizione perché ero molto preso da come votare. E confesso che ho consultato più volte in quel frangente Giuseppe Dossetti, che nel frattempo era diventato monaco, come vi ho detto prima, non era più politico. Ma siccome aveva delle comunità monastiche in Medio Oriente, conosceva benissimo la situazione. E mi ha detto, guarda, voi i musulmani non li conoscete. I musulmani hanno una memoria da elefante, non dimenticano. Non so se fra 5, fra 10, fra 15 anni succederà qualcosa. Considerano l'intervento in Iraq come una violenza dell'Occidente contro il mondo musulmano. E questa violenza deve essere vendicata. Io alla fine ero un parlamentare della Democrazia Cristiana, partito che aveva la responsabilità di governo. Il presidente del Consiglio era Andreotti. Io votai contro. La cosa destò un certo clamore, insomma, no? Perché ruppi una solidarietà del governo, al governo. Eravamo nel 1991. 10 anni dopo c'è stato l'attacco del 12 maggio. Io ero segretario nazionale di un partito, del Partito Popolare. In quel settembre noi avevamo perso le elezioni del 2001, le aveva vinte Berlusconi. In quel settembre, in quel 11 settembre, ricordo benissimo, ci trovavamo in riunione i segretari dei partiti del centro-sinistra, che aveva perso le elezioni, ripeto, quando una impiegata dell'ufficio della Camera accanto alla sala riunioni in cui ci trovavamo irruppe nella nostra riunione e disse: venite a vedere che cosa sta succedendo alla televisione. E abbiamo visto la seconda torre cadere, perché la prima torre eravamo in riunione. Eravamo al primo piano, al piano terra vi erano i giornalisti, c'eravamo io, D'Alema, Amato, Rutelli, Parisi, Boselli, eravamo in riunione e a un certo momento un giornalista sale e dice: vi preghiamo di venire a fare una dichiarazione, di scendere e fare una dichiarazione, che cosa pensate di questa cosa? E alla fine io ero forse il più giovane tra i più giovani, sicuramente il rappresentante del partito minore in quel conto, tra i più piccoli, insomma i DS erano molto più grossi del PP, e su proposta di Veltroni, Veltroni disse: ma Pierluigi, vai tu a fare la dichiarazione, come a dire, insomma, vai tu ragazzino, tanto non sappiamo che cosa dire, perché che cosa commenti? È un pazzo quello lì che ha fatto sta roba, è un attentato, all'istante bisognava commentare. E io ricordo che scendendo le scale mi sono ricordato di questa, che non voglio definire profezia, previsione di Giuseppe Dossetti, che conosceva il mondo medio orientale, quando mi disse: non so se fra 5, fra 10 o fra 15 anni vedrete che ci sarà la vendetta, perché le vicende internazionali
sono complicate assai. In quel momento apparentemente era giusto l'intervento perché Saddam Hussein aveva violato la sovranità di un altro paese. Ma bisognava tenere conto del fatto che il carattere di questo intervento militare veniva letto da quei popoli come un'aggressione dell'Occidente, con le conseguenze del caso. E confesso che non ho avuto il coraggio nella dichiarazione ai giornalisti di dire secondo me è un attentato che risponde a questa roba. Mi era venuta in mente la previsione di Dossetti, ma non ho avuto il coraggio di dirlo, perché non si capiva se era un attentato o cos'altro era. Allora, questo per dirti che... Ah, le situazioni sono oggettivamente complesse. Non è che si fanno dei compromessi, a volte si fanno anche dei compromessi per evitare il peggio, e la politica deve assumersi anche questa responsabilità, quando c'è da evitare il peggio. Vi che la mia cultura pacifista ha avuto un incremento particolare da quell'esperienza con il movimento pacifista che io ho avuto sottoscrivendo quella cartolina che era indirizzata a tutti i candidati alle elezioni politiche. Quello che io dico, voi votate come in coscienza ritenete giusto, ma controllate che uso viene fatto del vostro voto. E se vi accorgete che è stato strumentalizzato, e soprattutto che non c'è corrispondenza nell'impegno alle cose che voi vi aspettavate, abbiate il coraggio della protesta. Oggi stanno avvenendo, a mio avviso, rispetto all'opinione politica di tutti ovviamente, delle cose a mio avviso molto gravi, perché si sta infrangendo, si sta rompendo il tessuto dei valori su cui si è costruita la democrazia europea, non solo italiana. Ci sono delle cose molto gravi, e una volta spezzati quei valori non si sa che cosa potrà accadere. Io non voglio drammatizzare la situazione più di tanto, ma io credo che in questo momento c'è bisogno di prestare attenzione, di saper leggere criticamente che cosa sta avvenendo, perché le vicende italiane, come abbiamo visto, stanno in un qualche modo investendo e probabilmente contribuendo a far saltare l'Europa, in un tempo in cui la geografia del mondo si sta ricostruendo, in un tempo in cui i protagonisti del mondo stanno diventando sempre più e sempre solo gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, e in questa partita a tre l'Europa è un punto di inciampo, è un fastidio. E noi potremmo illuderci di far saltare il banco europeo perché le politiche dell'austerity, eccetera, e non ci rendiamo conto che siamo dei burattini che giocano la partita che altri hanno deciso di giocare. Questa è la difficoltà della politica. Bravo. Direi che allora possiamo dare la buonanotte. Ringrazio ancora davvero Luigi Castagnetti per questa serata. Tante volte, grazie, buonanotte.